e con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo tra la gente nacque un dissenso riguardo al Signore Gesù. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dei farisei e questi dissero loro: perché non lo avete condotto qui? Risposero le guardie: mai un uomo ha parlato così. Ma i farisei replicarono loro: vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta. Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, disse: la nostra legge giudaica, forse un uomo prima di averlo ascoltato giudica, prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? Gli risposero: sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge il profeta. E ciascuno tornò a casa sua. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Alcuni dei farisei volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. E poi le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e questi dissero loro: perché non lo avete condotto qui? Risposero: mai un uomo ha parlato così. Cosa vuol dire, carissimi, tutto ciò? Che Gesù è il Verbo, la parola con P maiuscola, e tutta la Bibbia, dicevano santi, cerca solo di commentare, dare un commento per spiegare che cosa è, cioè chi è questa parola con P maiuscola, che è Gesù, capite? Perciò tutto il Vangelo, tutti i commenti, tutto ciò, le nostre prediche, le nostre catechesi, sono solo, ecco, possiamo dire, un involucro che cerca di spiegare questa persona vivente, questo Verbo che è Gesù, che non si lascia arrestare. Ecco, la prima cosa che ho da condividere con voi è questa, che Gesù, la parola del Padre, è talmente forte che questa parola non si lascia arrestare. Incredibile. Cioè, che colpisce la nostra mente, che colpisce il nostro cuore e lascia sempre il segno. E anche noi dobbiamo essere colpiti, ecco, oggi dalla potenza della parola di Dio. Ovviamente, carissimi, Dio usa l'uomo per esprimere questa parola, per esprimere il messaggio, il suo modo di comunicare. I salmi dicevano, ma anche altre sante scritture, santi libri della Santa Scrittura, che Dio usa, carissimi, l'uomo per usare, diciamo, la potenza della sua parola, perché Dio non parla direttamente. Perciò, ecco, il Salmo, ad esempio, 119 dice che Dio
ecco, pone la sua parola sulla mia bocca, usa la mia bocca e poi anche, diciamo, usa il mio alito, il mio soffio, i miei polmoni per fare uscire, propagare, sviluppare e fondere la sua parola. Soprattutto dobbiamo subito chiarire che la parola è la parte più importante, la parola di una frase. Io sempre dico questa cosa perché ci riesce a spiegare bene che cos'è questa parola vivente. Se io dico una frase e non metto dentro il verbo, non si capisce. Perciò questo verbo è Gesù. Se io voglio comunicare qualcosa a te, caro fratello, cara sorella, senza mettere il verbo nel mio modo di comunicare, di trasmettere ciò che voglio, e questo verbo è Gesù, è amore, non si capisce. Cioè, Sant'Agostino diceva, ama e fai ciò che vuoi, cioè metti il verbo, capite? E noi spesso vogliamo fare tantissimi discorsi, anche in questo mondo che adesso è in una grossa difficoltà. Perché si è trovato in questa grossa difficoltà? Anche perché l'uomo, in questi ultimi tempi, non metteva il verbo, non metteva Gesù nel suo modo di comunicare. Guardate la finanza. La finanza ha dimenticato proprio ecco, di Gesù, della onestà, dell'amore. Ultimamente si parlava ad esempio di questa finanza morbida, dove si vede più l'uomo che bilanci, eccetera. Guardate la nostra cultura, la scuola, un po' politica. Ecco perché a un certo punto siamo diventati questa torre Babele numero 2, dove tanti parlano, capite, ma nessuno ci capisce. Nessuno capisce ciò che discorsi stiamo facendo. Allora mettere Gesù come verbo nel nostro modo di comunicare. Cosa vuol dire che Dio è verbo, che Dio è la parola? Vuol dire, carissimi, che nostro Dio è uno, ma anche trino. E la parola, carissimi, permette a Dio Padre comunicare con Gesù attraverso lo Spirito Santo e Gesù col Padre sempre attraverso lo Spirito Santo. Perciò cosa vuol dire che Dio è la parola, il verbo? Vuol dire che questo grande Dio, ecco, è un grande comunicatore e usa il suo amore per comunicarlo attraverso, ecco, la parola. Noi spesso facciamo tanta fatica a comprendere, carissimi, questo concetto, perché per noi la parola che cos'è? Libro. Una cosa proprio chiusa, ecco, io chiudo il libro e va bene, la parola, capite? È un sacco di parole che qua io vedo. Invece, santi, anche padri della Chiesa dicevano, state attenti, che la parola di Dio non è solo che non è solo ciò che Dio pronuncia, vedete, come io adesso a voi, ma anzi, che Dio pronuncia e questo qualcosa dà la vita, perché Dio sta creando le cose, il mondo, attraverso la parola, capite? Perciò la parola di Dio non è solo che Dio pronunci la parola e ad esempio si faccia luce, sia luce, capite? Lui pronuncia e diventa luce, è vero? Ma i santi dicevano che la parola stessa ha la vita, la propria vita dentro, vive con la propria vita. E questo concetto per noi uomini è inspiegabile, perché come una parola può avere la vita dentro? Ecco perché facciamo fatica, E questa vita, è la vita a Dio, nascosta nella parola, carissimi, ha questa potenza, questa energia. È talmente difficile spiegare che, ad esempio, Brecht, prendiamo, ecco, questo grande scrittore tedesco, nella bocca di suo protagonista Faust, senz'altro nelle scuole avete studiato questo poema, ecco, mette queste parole che
in principio, la Bibbia dice, in principio era il verbo, la parola. E Goethe dice attraverso Faust, no, è impossibile che in principio era il verbo, la parola, era azione. Tanti artisti, tanti filosofi cercavano di cambiare questa frase di San Giovanni nel prologo, nel primo capitolo del suo Vangelo, in cui lui dice in principio era il verbo. Allora alcuni come Goethe dicevano no, all'inizio era l'azione, perché se noi mettiamo la parola lui diceva sì, esprime un senso, una logica, ma la parola non può creare, capite? Ecco perché ha messo l'azione. Altri dicevano no, all'inizio era il silenzio, eccetera. Invece, vedete, state attenti perché sto dicendo una cosa molto importante, perché noi viviamo di parola. Allora la parola di Dio in sé stessa ha la propria vita. E questo è un concetto e la verità incredibile. Cosa vuol dire? È che praticamente possiamo dire così, che come forse, ecco, vi faccio un, perché cerco di capire come spiegarmi, ad esempio uso due termini adesso, ecco, partendo da San Giovanni della Croce, un grande mistico del Medioevo, del XVI secolo. Allora lui diceva che a un certo punto questa parola di Dio si è fatta carne e noi potevamo vederla in Gesù, perché lui si è incarnato, e noi a un certo punto vediamo questa parola, la tocchiamo, eccetera, e attraverso la parola, cioè Gesù, Dio Padre ha raccontato tutto, perché questo è stato un evento o un insieme di eventi che ha vissuto Gesù, tipo la sua nascita, non so, le beatitudini, la Pasqua che tra poco celebreremo. E San Giovanni della Croce diceva, Dio ormai non parla più, non parla più perché ha detto tutto attraverso Gesù. Ecco perché questo silenzio. Perché 2000 anni fa lui ha parlato attraverso un insieme di eventi. E adesso non c'è un altro evento, anche perché la Bibbia non è che continua a essere scritta, capite? Noi abbiamo certi libri, e non è che adesso aggiungiamo, ecco, abbiamo una storia di una santa famiglia, mettiamo questa storia nel canone della Bibbia, no? Ecco, è già chiusa. Ma questi santi dicevano, bellissima questa cosa, che Dio come parola non parla più con evento, perché eventi sono ormai chiusi, sono successi, ma parla con sacramento. La parola compresa come sacramento, perciò non evento, perché evento ormai non c'è più, ma sacramento. Perciò c'è la parola evento, quella che riguarda 2000 anni fa, e parola sacramento, quella che noi ascoltiamo. E che cos'è questa parola sacramento? Vedete, ogni sacramento, prendiamo ad esempio l'Eucaristia, ha due componenti. La prima componente, basta così si vede, la prima componente è un segno esteriore, è il pane, capite? E la seconda componente, ciò che diventa questo pane, cioè la presenza viva di Gesù. Ogni sacramento, anche il battesimo, ad esempio, acqua che si vede, e poi lo Spirito Santo che c'è dentro. E anche la stessa cosa succede con la parola, capite? Ecco, questa predica, questo Vangelo che io vedo, le lettere, le sillabe, è una cosa, capite? È una cosa che io vedo, che io tocco, posso toccare. Ma dentro di questa parola, ecco, questo sacramento, c'è lo Spirito Santo, la presenza di Dio, la vita stessa di Dio. E adesso cosa succede? Che quando noi preghiamo, invochiamo lo Spirito Santo, allora questi eventi di 2000 anni fa a un certo punto riprendono la vita e succedono in mezzo a noi. Capite? Ecco ad esempio la Pasqua che noi aspettiamo,
A un certo punto questo grande evento, attraverso il sacramento della parola, cioè la nostra preghiera, ecco, si avverrà e Gesù tornerà di nuovo qua nel 2020 per stare con noi, capite? Mentre noi celebriamo la Pasqua. E adesso guardiamo un po' come succede questa cosa. Ad esempio, per comunicare, carissimi, qualsiasi cosa, io ho bisogno, che cosa? Un mezzo. Perché nel mio cuore e nella mia mente Dio suggerisce una parola. Capite? Suggerisce una parola. Ecco, il Salmo, ad esempio, 50 dice che io metto nel tuo cuore, nella tua mente, la parola. Ma adesso nasce una domanda: come tirarla fuori questa parola che mi nasce nel cuore, che Dio suggerisce nel cuore o nella mia mente? Come tirarla fuori? Il mezzo, quello solito mezzo per tirare fuori la comunicazione, la parola, che cos'è? Sono i social, la televisione, non so, internet, comunque via cavo, via telefono, via televisione, via radio. Sono questi mezzi che stanno distribuendo la parola. Ma quel mezzo fondamentale che fa tirare fuori dal mio cuore, dalla mia mente, la parola, che cos'è? Il mio soffio, il mio alito che io uso. Mio, questo è importante. Io, ad esempio, per tirare ciò che ho da dirvi adesso, non posso prendere alito, ad esempio, di corso, il soffio di corso, capite? Non posso. Io devo usare il mio soffio. E questo vale, carissimi, anche per la parola di Dio. Dio deve usare il suo alito, il suo soffio, che non è mio. E come si chiama il soffio di Dio? Lo Spirito Santo. Ruah. Capite? Perciò, vedete, c'è questa parola parlata, mia, umana, mondana, che noi, ecco, parliamo, chiacchieriamo, facciamo pettegolezzi, ma questa è la nostra, che noi usiamo il nostro alito umano. Anche a volte all'interno della Chiesa. Parla qualcuno, ma non è la parola ispirata. Quando viene la parola di Dio ispirata? Quando tu usi non il tuo soffio, nei tuoi polmoni, ma soffio di Dio che è lo Spirito Santo. Ecco perché, vedete, quando tu devi dire qualcosa a nome di Dio, devi invocare lo Spirito Santo. Perché su questo soffio, su questo ruah, Dio inizia a dettare a te le sue intuizioni. Perciò il predicatore migliore non è colui che parte dalla sua, diciamo, parola, eloquenza, questo diceva Sant'Ambrogio, ad esempio, a Milano, e poi aggiunge qualcosa di Dio, di divino, capite? Ma al contrario, che parte dalla preghiera, perché la preghiera gli dà lo Spirito Santo, entra nel linguaggio di Dio e inizia a parlare Dio in lui. E lui poi eventualmente usa anche le sue caratteristiche, anche eloquenza, ma non al contrario. Capite? Questo si capisce subito quando uno, ecco, è ispirato dallo Spirito Santo, perché diventa un profeta che vede molto molto lungo. Ecco, questa è la parola di Dio su cui io volevo veramente predicare oggi. Ricordatevi che la Santa Scrittura è una cosa e la parola di Dio un'altra cosa. La Santa Scrittura è un insieme di parole, vedete? Invece la parola di Dio è ciò che proprio Dio parla di te e per te nel tuo cuore. E tu puoi sentire questa voce solo nello Spirito Santo. Solo nello Spirito Santo. E parla Dio in te. Invece la Santa Scrittura è un insieme dei pensieri di Dio su cui noi camminiamo. La parola di Dio, invece, ecco, è questa parola che ti ruba il cuore.
che ti ribalta dentro. Allora vedete, per leggere la parola di Dio che poi porti la vita di Dio dentro di me, ci vuole che cosa? Che dentro di me si muovi lo Spirito Santo. Ci vuole, ecco, questa mossa dentro di me dello Spirito Santo. Vi ricordate questo canto? Forse chiedo a Elena che canti anche durante questa messa. Muoviti in me, muoviti in me. E mi raccomando, perché a volte, ecco, adesso, in questo momento, che cosa si muove dentro di noi? Non lo Spirito di Dio, ma tutte queste informazioni, 2000 contagiati in più, capite? Non so, 1 milione di tamponi che sono fatti, questa onda di contagi che si è alzata piuttosto che si è abbassata, capite? Tutte queste informazioni che ci spaventano si muovono. E Dio non ci parla là. Dio ci parla quando tu prendi la parola di Dio, la abbracci, la ami. Perché? Perché io, ad esempio, bacio, avete visto che bacio ogni volta, come tutti i sacerdoti, dopo aver letto la parola di Cristo, e dico, ecco, la tua parola cancelli il mio peccato. Il sacerdote nel silenzio dice ogni volta questa. Perché? Perché la potenza di riconciliarci, di perdonarci, guardate, questa è la potenza della parola di Dio. Scusate che vi dico così tanto su questo concetto, perché per noi la parola è la parola, capite? Ma che cosa la parola può fare? Il concetto umano. Invece questa parola ha la vita stessa dentro. E vi invito a leggere in questo tempo santo, perché abbiamo tanto tempo, ecco, parola di Dio, e trattarla come veramente una parola vivente. È la spada di Dio nelle nostre mani, che, come diceva San Paolo, la spada a doppio taglio, che penetra fino al midollo e ci spacca in due, nel senso positivo. Capite? Abbiamo bisogno, ecco, di questa parola di Dio. C'è un vescovo polacco che diceva: io quando apro la Bibbia inizio a leggerla fino ad arrivare alla parola di Dio. Che cos'è questa parola di Dio? Quando sento che mi parla Dio per me, a me, questa è la parola di Dio. E significa che là devi fermarti. Carissimi, concludo così, perché sto dicendo una cosa per me molto importante. Cerco di spiegarvi un concetto, anzi la vita. 21 anni fa, oggi è 2 aprile, durante un Venerdì Santo, perché nel 1999, 2 aprile, è capitato Venerdì Santo, io ho partecipato a una Santa Messa, scusate, alla Via Crucis, 200 metri da qua. Io da questa finestra che ho a destra vedo due basiliche. E 21 anni fa noi abbiamo fatto nella nostra parrocchia la Via Crucis, da una basilica all'altra. Sono più o meno 200 metri. La sera. E leggevamo la parola di Dio, quella più commovente sulla passione di Cristo. Tutto è durato un'ora. Quando è finita la Via Crucis e io tornavo nel mio silenzio, proprio sul marciapiede, è stata una potente effusione dello Spirito Santo su di me. E quel giorno, quel momento, io posso fissare anche il posto dove è successo. Io ho cambiato la mia vita, Dio mi ha convertito. Capite? In un istante. E ho capito che la parola che ho sentito ha questa potenza di raggiungerti e spaccarti. Spaccare dentro di te la vita vecchia. E questa parola, carissimi, ecco, a un certo punto si apre e esce fuori la sua vita e Dio te la dona. E questa vita inizia a pian piano crescere in te,
e si incarna nelle tue cose quotidiane che tu stai facendo. Perciò, carissimi, mi raccomando, questo tempo di Pasqua che stiamo preparando, perché ormai la Quaresima sta per finire pian piano, è un tempo ricco di parola di Dio. Perché a un certo punto sulla croce, e noi abbiamo vissuto e vivremo anche Venerdì Santo, questa parola si spacca, cioè Gesù esce fuori la vita. È come un seme. Infatti Gesù parlava che la parola di Dio è come un seme, capite? Come un seme. Che il nostro cuore è un solco che si apre, se si apre, e Dio mette questa parola dentro, capite? Poi si chiude con la vita e lavora dentro. Ecco, questi pensieri volevo dirvi e vi auguro veramente un buon santo lavoro con la parola di Dio. Da oggi e poi ricordatevi, guardate le vostre Bibbie, abbracciatele, baciatele, perché dentro, carissimi, è la parola di Dio che può in un istante, in una frase, cambiare la tua vita. Noi a volte siamo pagani per quanto riguarda la parola di Dio. È come pagani, ad esempio, noi facciamo vedere Gesù, questo pane, capite? Ecco, e alcuni non credono nella presenza, dicono è un pane. Noi cristiani crediamo nella presenza di Gesù nell'Eucaristia, ma facciamo a volte fatica a credere nella presenza di Gesù nella parola. Invece, ecco, vi ricordo, c'è stata parola evento 2000 anni fa, adesso c'è la parola sacramento. E vi auguro che noi possiamo scoprire, ecco, e non lasciare nulla, come il sacerdote pulisce, fa la purificazione dopo la comunione, che non rimanga neanche un pezzo di pane. Capite che a volte vedete che io anche col dito cerco di ogni pulviscolo, ogni briciola mangiare per non lasciare, così noi non possiamo lasciare neanche una parola che si perda. Qua ci sono delle persone nuove, allora vi racconto ancora, ho ancora un minuto di tempo o no? Mi dicono di sì. Allora vi racconto che, carissimi, ogni virgola di ogni parola nella Bibbia, siccome fa parte della parola di Dio, ha una potenza. Pensate, questo è successo in Polonia, che c'erano esercizi che duravano 7 giorni in una chiesa, e un bravo predicatore che è stato invitato dal parroco famoso in Polonia, la chiesa gremita, e a un certo punto, alla fine di questi esercizi, c'è uno che non è credente, che passa attraverso questa chiesa e sente certe voci, vede le luci accese nella chiesa, perciò dice, ma perché non entrare a vedere cosa sta succedendo? E questo uomo entra in chiesa nel momento in cui il sacerdote finisce gli esercizi e dice, e qua, carissimi, mettiamo una virgola e passiamo all'altra pagina, capite? E lui dice, questo non credente, perché è stato un momento della sua conversione, che è stato fulminante, perché ha capito che lui deve mettere il punto, anzi la virgola, per cambiare la pagina della sua vita. Questa frase, capite? Che non c'era niente di teologia, niente di Bibbia, niente di eloquenza. Questa frase che sembrava vuota del sacerdote, mettiamo qua la virgola e cambiamo la pagina. E lui ha cambiato la pagina della sua vita, per dirgli che quella virgola della predicazione
anche era piena della vita di Dio, e questa vita di Dio è stata effusa su questo uomo non credente. Capite? È incredibile quante parole io vi ho detto in questi giorni. Forse qualcuno si lamenta. Ma voglio darvi la vita, carissimi, la vita, perché io l'ho ricevuta. E so che quando tu la prendi, proprio ti spacca il cuore e vuoi che gli altri possano sperimentare la stessa gioia, carissimi, la stessa guarigione. Questo volevo dirvi. Sia lodato Gesù Cristo.